What's up, ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo fantasticissimo primo episodio del walkthrough di Shadowkeep. Iniziamo subito perché sono 20 minuti che aspetto di entrare nel gioco. Ci ha sbloccato tutte le destinazioni e andiamo subito a vedere che dobbiamo fare. Gradi stagionali, andiamo a vedere cosa sono sti gradi stagionali. Gradi stagionali, ho sbloccato, che ho sbloccato? Promessa di Rihanna, ma che cazzo? Così, raga, promessa di Rihanna, a gratis. Promessa di Ariana. Intanto promessa di Ariana ce lo prendiamo. Qui abbiamo armature 750. Sono tutte 750. Queste sono le armature del solstizio. Questa è tutta roba al 750. C'è un set di armature che penso sia quello. Ah no, intanto è l'armatura stagionale questo. Ce lo prendiamo giusto per completezza. Va bene, detto questo, penso che possiamo direttamente andare a vedere. Questo è il caposquadra, può lanciare questa attività giustamente. A vedere la luna. Andiamo, vai. Sono io il caposquadra. Wow. Attenzione a tutti i guardiani. La scorsa notte abbiamo rilevato un'attività sismica sulla Luna. Poche ore dopo brulicava di Alveare. Non possiamo lasciare che la piaga si diffonda. Ok, quindi siamo finalmente sulla Luna. Sentiamo un po' cosa ci deve dire Zavala. Ecco l'origine dell'attività sismica. Indagheremo. Ma prima dobbiamo riprenderci un punto d'appoggio. Per alcuni di voi tutto ciò suona familiare. Ma scrollatevi di dosso il ricordo di Crota. Di qualsiasi cosa si tratti, non lasceremo che le tragedie del passato si ripetano. Scrollatevi di dosso il ricordo. E niente, ragazzi, quindi siamo sulla Luna, c'è stata questa attività sismica che noi sappiamo essere in qualche modo un'attività di Eris che ha scoperto, non sappiamo di preciso cosa, però già vediamo che l'alveare è diverso da quello che ricordiamo. Eccola, eccola, finisher. Allora, intanto le finisher si possono fare quando sul nemico compare questa specie di pallina gialla che vorrei farvi vedere. Non appena sul nemico, quella pallina gialla là. Questa è una finisher. Fantastico. E in realtà non ho mica capito che vantaggi dia al momento fare una finisher piuttosto al che un corpo nulla. A corpo piuttosto che un colpo di pompa. Ma da quel che ho visto, tipo più avanti puoi sbloccare il fatto che tipo quando la fai ti troppa le IV oppure ti recupera la vita. Va bene, quindi sarà una cosa quindi che poi sbloccheremo più avanti. Comandante, l'alveare si comporta in modo strano. È senza una guida. Crota ha lasciato un vuoto ancora incolmato, ma sembra che l'attività abbia dato loro coraggio. Vanno assolutamente fermati. Ma raga, che spiscio. Raga, ma quanto è bello sta scena. Ma che spettacolo qua. Rosso. Tutto rosso. Bellissimo, raga. Tutto molto rosso. Ah, sti robottini vi adoro. Sì, c'è la luna disseminata di tipo un occhio ciccione. Robottini che sono occhio nostri alleati. Titano. Pugna spada e incubo. Come? Incubo? Quindi questo è già un incubo. Oh. Effettivamente è un impugna spade, quindi ha senso che sia un incubo. Cosa? La spada.
ho la spada con la quale posso scheggiare con un dannato. Quello esattamente come l'impugna spada di Destiny 1, per chi non lo sa, la raid di Crota, era effettivamente un incubo, quindi inizia questa, questa meccanica degli incubi, c'è un urlatore grossissimo, essenzialmente sono dei veri e propri ricordi del passato, come abbiamo visto anche nel, nel trailer di prima, nella cinematica di prima, Aeris viene... non so se è attaccata, è il modo giusto per dirlo, però essenzialmente si presenta questa vecchia presenza, che poi scopriremo penso essere un suo vecchio alleato, uno comunque della sua vecchia squadra. Approfittiamo di questo momento un attimo di gameplay puro e crudo per parlare un attimo di come sarà strutturata la serie. Come al solito, ragazzi, ci saranno 3 episodi che usciranno alle 16, 18 e 20 di ogni giorno. Non so quanto durerà la serie, però bene o male 2-3 giorni dovremmo aver finito. Dopodiché la sera saremo praticamente tutti i giorni su YouTube in live, se riusciamo anche il pomeriggio, ma come sapete i problemi un attimo con Twitch sono un po' complicati con la connessione e tutto. Però in generale la campagna l'avrete qui, con ovviamente approfondimenti di lore, discussione per quello che riusciamo a fare, considerando che comunque dobbiamo prepararci 3 video almeno il giorno prima. Ovviamente partecipate, commentate, i vostri commenti sono più che graditi, vogliamo sapere tutta la vostra, le vostre opinioni riguardo all'espansione. E niente, abbiamo finito, quindi uccidiamo l'occhio dello sciame. Lancia granate a bomba proprio. Ok, le lanciagranate sono ancora sgravissimi comunque. Esploso. Andiamo in posti pesanti. Ottimo lavoro, guardiani. Grazie. Io però mi prendo le Ivi. Infatti anch'io questo. Nel frattempo continuate verso la fortezza. Vai, entriamo nella fortezza rossa. Guardiano, non si può usare il bastone. Ikora? So cosa ha generato questa attività. Chi l'ha scatenata? È stata Aeris Morn. Oh porco. Si è di nuovo sulla luna. L'ultima volta che l'ho sentita stava entrando nella fortezza. Non so nemmeno se ancora la troveremo. Viva. Vai raga, andiamo a trovare Aeris Morn. Prima di poter accedere alla fortezza dovete liberare le aree circostanti. Gli aiuti stanno arrivando. Gio, per chi non lo sapesse, ovvero l'avanguardia era al corrente dell'attività dell'alveare sulla luna prima della perturbazione. Abbiamo monitorato i loro progressi, ma non abbiamo ancora scoperto lo scopo della fortezza scarlatta. Via di carro draconico. Dicevo comunque, per chi non conoscesse il personaggio di Aeris Morn, e quindi probabilmente per chi viene da Destiny, per chi non viene da Destiny 1, Aeris è essenzialmente una guardiana che è stata tra le prime che ha fatto l'assalto a Crota, principe dell'alveare, e insieme alla sua squadra, che è stata praticamente del tutto distrutta, è stata l'unica a riuscire a tornare indietro. Solamente che non è mai tornata indietro veramente, si potrebbe dire, perché è tornata cambiata dall'alveare. Infatti ha questo legame particolare con l'alveare, che è un po', è stato tutto nel centro dell'espansione dell'alveare di Destiny 1, e che penso sarà un po' il centro di questa espansione. Mi piace un botto, finalmente c'è gente ad aiutarci, cioè non siamo solo noi. Effettivamente non aveva senso sta cosa, che fossimo uno contro il mondo. Adesso abbiamo i robottini, almeno. Ecco. Cioè, ha senso, dai raga. No, l'avanguardia, bisogna essere uniti, vai a morire. Citto. Dicevo, non so se ci avete fatto caso prima, ma sono un po' più alto di luce perché abbiamo fatto una piccola pausa cena. E nel frattempo io mi sono alzato di luce riscattando dei pegni, molto semplicemente, per se volete farlo anche voi, cosa che vi consiglio vivamente, basta che vi riscattate i pegni, e vi consiglio di equipaggiare gli armamenti potenti che droppate, perché vi dà più. Una cosa importante però è ricordarsi che fino al 900 di luce è bloccato il drop degli engrammi potenti, cioè prima del 900 puoi droppare engrammi potenti. Esatto. Engrammi potenti si intende ovviamente quelli sbirluccicosi che potete droppare per terra. Però ovviamente riscattando le ricompense potete trovare armamenti più alti del vostro livello di luce, altrimenti ci arrivate al 900 molto semplicemente. Via libera. Pronti a entrare. Cos'è che c'è? La fortezza scarlatta. Vai, entriamo nella fortezza scarlatta. Una potenziale minaccia. Aeris ha insistito per andare da sola. Solo una ricognizione mi ha detto. E gliel'ho permesso. Aeris ha una grande resilienza.
L'ha dimostrato molte volte, spesso a suo danno. Se c'è qualcuno che sa badare a se stesso, è Eris Morna. Ok, vi stavo facendo un attimo vedere l'ambientazione. Il suo segnale. Strano. Bene, tutte le missioni della VR iniziano così, ovvero che perdiamo il segnale con l'esterno e alla fine ci inculano sempre. Queste sono le lanterne, sono quelle di Crota. Sai che bello. Però effettivamente sono le lanterne di Crota queste. Cioè, come estetica della lanterna è quello. C'è una palla rossa. No, immagino cioè, le stesse cose. Che è quella palla rossa? Ho raccolto una palla rossa. Essenza instabile, oh porco, come essenza instabile? Via, via, via. Aspetta, moriamo. Mi sa anche a me. No. Non so, cosa succede? No, è finita l'essenza instabile, non lo so. Se è tipo un buff, oppure... Qui la lanterna è rossa. Conta fino a 8. La sua attività energetica è totalmente sconosciuta. Porca miseria. No, ci è esploso addosso. Ok, quindi vediamo che comunque questo alveare è diverso da quello che conosciamo. Oh, che figata. Che figata. Ah, no. Dell'attività dovrebbe essere nei paraggi. Raga, ma quanto sono in... Oh, porco, raga! No, buono, non ho visto nulla. Che gira l'angolo! Oh. Iniziamo proprio col botto! Col botto! Ha parcheggiato male. Madonna! Vabbè, quindi, raga, le navi triangolo, cazzo. Cioè, così, proprio col botto iniziamo, col bottissimo. La nave, triangola. Oh, porco. Mi sento strano, come se qualcuno invadesse la mia luce. Si sente come se qualcuno invadesse ma la sua luce. Ma non mette ansia, sono aiuto. Parliamo della pimpa. Che è quella affare? Non so, ma dobbiamo per forza avvicinarci. Sì, sì. Cosa lì di fronte? Ma si muovono? Che cos'è? Loro o la nave? Loro. Forse un minimo sì. Che dici tu fa pesce? No, mi respinge. È un orco che è? Troppo intenso da attraversare. Ecco, benissimo. Olè. Fantastico. Non ripeteremo la stessa storia di Crota. Perché te sta zitto quel pelatone? Ah, aspetta, credo che con gli input ci danno le cose più certe. Ok, tu per lì l'essenza stabile li puoi guardare. Dici? Mi posso fare? Ah no, ne avrei un mulo adesso. Raga, iniziamo col botto. Io questa missione non me la son voluta spoilerare. Veramente. No, ma non è arrivata, non è arrivata. Ah, beh, benissimo perché. Wow. Vabbè, sempre piccolo excursus per chi non viene a Destiny 1. Questo è Crota, il figlio di Oryx. Cioè, l'incubo di Crota, figlio di Oryx. Ovvero principe dell'alveare, nonché boss del raid dell'oscurità nel profondo. Che è tornato, a quanto pare, sotto forma di incubo. Ma è tornato e si è addormentato. Qui non penso morirà perché... Anch'io. Ma cosa? Si è arrabbiato. Gaul, porca miseria, Gaul e il fanatico. Ottimo. Dobbiamo andare. Ora. Sì. Concordo con te. Quoto. Sì, raga, sta scena per chi ha giocato lo scruta nel profondo è spettacolo. Che roba. Eris Morna. Che cos'è quella piramide? Conosci le storie del sacrificio del viaggiatore, dell'oscurità che discende sull'umanità. Di fronte a noi giace ciò che resta della loro esistenza. Fu il viaggiatore ad abbatterla? Lasciata qui apposta? Spetta a noi scoprire la verità. Scoprire come? Trovando il modo di entrare.